c'ho dal mio fianco la croce di tutti, famosissima e fausta squadriti. Io sono Don Luca Bressan, presbitero della diocesi di Milano, nato nel 1963, che è l'anno in cui Fausta iniziava ad essere conosciuta con una grande mostra. Attualmente aiuto il Vescovo come suo vicario anche del settore della cultura e abito da quella parte lì sopra questa chiesa e ne sono il rettore. Oggi per questa chiesa, come per le altre chiese di Milano, è una data importante, la festa dell'esaltazione della croce. Quindi invito tutti in un attimo di silenzio, chi crede, soprattutto a salutare il padrone di casa, che è il Signore, colui che è morto per noi ed è risorto. Abbiamo voluto appositamente iniziare oggi, il 14 settembre, questa mostra, perché come vedete una delle prime opere è Sorella Morte, che dopo ci spiegherà bene, e che richiama quindi il tema della croce. Diventando vicario, oltre alla cultura, seguo anche l'ecumenismo, si imparano tante cose. Ho imparato l'importanza di questa festa dal mondo ortodosso. Il mondo ortodosso ha vissuto un clima culturale diverso dal nostro, soprattutto quando è finito l'impero romano d'Occidente e continuato l'impero romano d'Oriente, da cui ha strutturato la sua vita di fede in un modo diverso e ha utilizzato la logica della riduplicazione dei momenti, per cui c'è la quaresima classica che tutti vediamo anche nel mondo occidentale che prepara la Pasqua, però avevano pensato un secondo momento per richiamare l'importanza della morte e della risurrezione di Gesù. Ed era questa sorta di 40 giorni che inizia da quel 6 agosto, che è la festa della Trasfigurazione, che è una grande festa anche per il mondo occidentale, e arrivava appunto fino al 14 settembre, che è la festa dell'esaltazione della croce, giorno in cui ricordavano l'imperatrice Elena che aveva ritrovato i resti del corpo, nel luogo della passione di Gesù. Lasciamo la ricostruzione teologica della festa per entrare sul contenuto. Perché ho aderito volentieri alla domanda di ospitare queste opere in questo momento nella chiesa di San Bernardino alle Ossa, col ricordo quindi della morte e della fatica di vivere come c'è nella Cappella delle Ossa? Perché non possiamo dimenticarci il periodo che stiamo vivendo. Il nostro arcivescovo, nella lettera che consegna ogni anno per guidare il cammino, dice che effettivamente stiamo vivendo un cammino inedito, senza precedenti, che ci obbliga a tre impegni. Il primo impegno, dice, è imparare a pensare. In un contesto di slogan obbligatori e di notizie selezionate, occorre imparare ad esercitare un pensiero critico che si interroga sul senso di quello che ci è capitato. Sentirete dalla spiegazione, ma soprattutto vi confronterete con le opere e scoprirete che è come leggere il libro del Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Effettivamente l'esperienza della pandemia ci ha obbligato a tornare alla fatica del pensiero che supera le apparenze e cerca i motivi profondi del vivere. Secondo compito che dà l'arcivescovo alle sue comunità, occorre imparare a sperare oltre la morte. Affermando la fede nella risurrezione di Gesù e nella nostra risurrezione, per contrastare la visione disperata di una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla morte. Questo metterci in faccia la morte in un modo così chiaro come fa Fausta è possibile perché effettivamente abbiamo una speranza che supera la morte, che non fugge da ciò che non può essere nominato perché ci sconfigge. Il modo secolarizzato con cui Fausta ci aiuta a guardare la morte è perché vive di quella speranza, che non è una speranza ingenua, non cancella la morte rimane un trauma, ma ci assicura che c'è qualcosa che ci permette di attraversarla, che noi vediamo nell'amore sulla croce di Gesù. E in effetti ecco il terzo compito che ci dà l'arcivescovo è imparare a prendersi cura, apprezzando le molte forme di solidarietà che in tanti ambiti professionali anche ecclesiali sono sovrabbondate fino all'eroismo. Occorre imparare a mettere frutto quell'amore che abbiamo sperimentato e quell'importanza del prendersi cura nei confronti delle persone
che è frutto non soltanto dell'incremento tecnico e scientifico della cura, ma è frutto del cuore umano. In effetti possiamo guardare in faccia alla morte perché tutti ci accorgiamo che c'è un serbatoio di amore dentro ognuno di noi, condiviso insieme, che ci permette effettivamente di avere energie, che producono poi ad esempio quei vaccini che ci permettono oggi di essere qui insieme, addirittura io di essere senza mascherina, ma poi torno a metterla. Pensate, quella scienza è frutto di un amore, senza quell'amore non sarebbe comprensibile, e per vedere quell'amore ci serve l'arte, ci servono persone che ci fanno andare al di là dell'apparenza, vedere l'invisibile, per dicere volentieri la parola. Grazie, io sono molto intimidita dopo tutte le parole così colte di Monsignor Bressani. Il mio punto di vista è un punto di vista veramente di un essere umano, di una poetessa, di una scrittrice, di un artista visiva. Quindi la relazione con la realtà del mondo, fin da quando sono stata una ragazzina che ho deciso che volevo essere quell'artista che sentivo di essere, è stato stretto, è stato importante, qualche cosa che mi ha portato a capire sempre di più la forza del dubbio e la forza del credere in qualche cosa, ma è anche di credere l'incredibile. Per me credere l'incredibile vuol dire realizzare un'opera d'arte, perché è il gesto più assoluto, più sublime, se vogliamo dire, senza entrare nel merito del valore dell'opera, sublime come atteggiamento del nostro animo, che si possa fare, perché prima non c'era nulla e poi ci sono quei versi, ci sono quelle opere. E questo in qualche modo assomiglia alla versione dell'essere, dell'avere un seme, di farlo crescere, di trasformarlo. Perché poi a un certo punto mi sono messa a occuparmi della morte, questo francamente non lo so, è troppo banale pensare che bastano le mie esperienze personali, aver perso un fratello quando ero molto giovane, che ovviamente ha influito su tutta la mia vita, sia perché era morto Sergio, sia perché la mia famiglia era stata distrutta, io ero una ragazzina, e quindi sono entrata a parlare con la morte in modo intimo e terribile. Però poi non era solo quello, era la morte delle guerre, era la morte delle rivolte, è stata la morte di tutti quelli che hanno potuto partecipare intellettualmente, prendendo una posizione a destra, a sinistra, delle relazioni che ci sono state politicamente con gli assassini, con le Brigate Rosse, cioè tutto questo a me ha sempre colpito molto. E quindi a un certo punto ho sublimato nella bellezza del teschio. Il teschio è qualcosa che ci fa paura perché ci parla della morte. Però io vedo la sua struttura, la sua bellezza, quello che ci fa esistere. Ed è quello anche poi che dura di più, perché noi abbiamo delle ossa, al di là dello meraviglioso ossario, ci sono ossa perfettamente conservate che hanno dei secoli. L'ossario io lo conosco da quando ero ragazzina, perché mio padre, che era un uomo colto, come lo era anche mia madre, me l'avevano fatto vedere e mi aveva entusiasmata per il divario che c'è fra quello che significa per un teschio che ci parla della morte, perché al teschio si arriva a vederlo solo dei morti, e la forza della struttura e la bellezza e la funzionalità di questo teschio. Naturalmente poi negli anni 70, negli anni 80, il teschio ha perso il suo valore carismatico, è diventato un oggetto da mettere sulle magliette. Gli artisti, ci sono degli anelli col teschio, così come francamente detesto i monili in forma di croce, non si può trasformare in un oggetto divertente o di lussuoso, il simbolo di qualcosa che attiene alla morte, al sacrificio. Quindi io non mi metterò mai un gioiello in forma di croce, però questo giocare con i simboli è poco rispettoso se lo si fa attribuendogli quello che lui non ha. Il dolore, la croce, il teschio, sono tutte forme, figure che io ho creduto di poter estrapolare dal loro significato per ridarglielo ancora più forte, perché quando qualcosa si toglie dalla sua ovvietà, perché comunque noi siamo cresciuti nella religione cristiana,
i supplizi che Gesù Cristo ha dovuto sopportare e tutte le storie. Ci sono familiari, anche se non vediamo le famiglie tutte credenti, anche se non abbiamo frequentato tutti i catechismi che si potrebbero frequentare, però le sappiamo queste cose. E l'arte occidentale non sarebbe mai nata se non ci fosse stato il cristianesimo. E questo è quello che attualmente me la rende più partecipe, cioè io sono partecipe dell'arte occidentale, che è la mia formazione ed è tutto quello che io sono capace di amare di più dell'arte astratta, per segni geometrici, che pure io frequento come artista. Insomma, sono cose diverse. Nelle chiese ci sono quadri con persone sofferenti, sputellate, adesso tutto questo non si vuole più vedere, però invece c'è ancora. Gli uomini sono cattivi, esattamente come lo erano un'altra volta, però poi c'è anche la controparte e quindi come artista io metto in scena quello che mi colpisce di più, cercando un'alternanza di valori e di significati, perché se riesco a diventare bello un teschio che ci dà un'emozione di tipo estetico, vuol dire che riesco a far pensare di più a chi lo vede al vero valore del teschio. Se un teschio fatto male è un'opera d'arte poco valida, non emoziona, o se non emoziona chi vorrei io che si emozionasse, e questo diventa una sfaldatura del rapporto fra icona e suo significato.